Salve a tutti, bentornati in un altro video. Sono tornata dopo tanto tempo, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di voglia. Non avevo voglia né di girare né di filmare, cioè veramente dovrei finire di più che altro montare un piccolo vlog, ma veramente tempo e voglia veramente zero. Infatti sono rimasta indietrissimo con i miei video shopping. Infatti guardate qui quanto, guardate quante buste. Queste sono spese che ho fatto nel corso del tempo, negli ultimi mesi, ragazzi, negli ultimi mesi qualcosa l'ho pure giustamente usata e l'ho rimessa nelle buste proprio per farvela vedere. L'ultimo shopping risale a ieri, che chi segue le mie storie su Instagram lo sa. Io sono stata al centro commerciale Campania, che caso ha voluto. Lì c'è stata pure una giornata comica con supereroi. A me è stata veramente molto carina. Molti ragazzi erano stati già cosplayer al Comic Con che si è svolto in aprile. Vi metto qui il link. Non so se si vede, ma probabile che mi vedete già un pochino abbronzata perché ho fatto qualche bagnetto, ma giusto qualche ora, non tantissimo. Di che almeno però non ho più quel pallore cadaverico che mi contraddistingue. Piano piano magari inizio ad avere una abbronzatura abbastanza accettabile. Io non è che sono una di quelle ragazze che ha il fototipo 1, 4, beh non lo so, comunque quelle lì che si abbronzano dopo mezz'ora, del tipo sì, il primo bagno, mezz'ora di sole e diventano nero carbone. A me ci vuole un bel po' di tempo. Vabbè, tralasciando questo, io non so se dividere, penso che dividerò questo video proprio per non annoiarvi, perché la roba è tanta. Inizio, mi sa che farò le cose con l'ordine, vi farò vedere le cose in ordine cronologico. Ho fatto degli acquistini da Piazza Italia. Allora, ho iniziato, quindi inizio con Piazza Italia. Premetto che alcuni li ho comprati con la Fidelity Card. Io ho la Fidelity Card, quindi ho mano a mano, mensilmente, una scontistica, mi scalano dei soldi a seconda di quanti punti ho accumulato. Per chi non lo sapesse, se non mi sbaglio, comunque la card è gratuita. L'importante è spendere almeno 50 euro in qualsiasi punto vendita Piazza Italia, e spendere cose e spendere diciamo soldi comprando cose della nuova collezione, né best price né articoli scontati, ma solo cose delle nuove collezioni. Vabbè, dopo questo ambaradan inizio con farvi vedere i miei acquistini. Questo l'ho comprato circa un mesetto e mezzo fa. Allora, l'ho 10,95 euro, e avendo già la card avevo tipo 5 euro sopra, l'ho pagato solo 5,95 euro perché avevo la scontistica sulla Fidelity Card. È un pantalone in cotone lungo, è stretto giù. Io ho trovato solo questa fantasia qua di base nera, però ce ne sta un altro con i fiori verdi. Voglio vedere se qualche altro punto vendita ce l'ha. Ieri volevo dare pure un'occhiata nello store del centro commerciale Campania, ma ragazzi, vi giuro, c'era una fila così lunga, ma così lunga, che mi sono scocciata solo a guardare. Quindi assolutamente no. Voi direte: vabbè, è normale, la domenica il centro commerciale è sempre così. No, ragazzi, posso garantire che altri negozi tipo Pinky, non lo so, Pull&Bear, Bershka, ragazzi, non avevano una persona come dire. Veramente, da Pinky si contavano due o tre persone, Pull&Bear, idem, Bershka, proprio nulla. Io ho detto,
ho detto tutto. Invece Piazza Italia pullulava di gente, a parte pure vicino ai, vicino ai camerini, vicino agli stand, persone che volevano provarsi i panni, magari volevano, persone che magari portavano la taglia in più ma non era disponibile ed erano disposte pure ad accontentarsi della taglia in meno, anche viceversa, anche persone magari che erano magari una taglia S, erano, però erano rimaste solo M o la L di quel capo, erano disposte pure a prendere quello lì pur di comprarselo perché magari era molto carino, ma sinceramente poi che poi lo compri e poi non lo puoi sfruttare per queste ragioni, vabbè. Ho fatto, sto perdendo un sacco di tempo ragazzi, scusatemi. Secondo round di shopping, sempre Piazza Italia. Questa volta si tratta però di un pantagonna. Io adoro i pantagonna in estate, li trovo freschissimi. Questo qui, diciamo con i fiori fucsia grosso modo. Molto bello, costava 9,95 ma io avevo la Fidelity Card, mi sembra l'ho pagato sempre intorno ai 5 euro, però non ricordo quanto mi hanno scalato perché sto parlando comunque di almeno un mesetto fa. Ricordo che io portavo ancora il chiodo di pelle, è stato uno, l'ho preso a maggio e comunque maggio non è stato bellissimo da nessuna, in nessuna parte d'Italia. Molto molto bello, comodo, fresco, non lo usavo ancora, proprio per farlo vedere a voi ragazzi, non lo so, lo scemo però è questo. Poi sono andata prima a Napoli la settimana scorsa, 10 giorni fa, quasi 2 settimane fa ragazzi, sono andata a Napoli. Io non abito non abito al centro di Napoli ma abito in provincia, quindi non è che mi scoccia un pochino prendere i mezzi pubblici per andare in centro, e nulla, trovandomi lì per altre cose ho detto beh approfitto per andare anche a via Toledo, via Roma, e farmi anche un giro per via Chiaia, perché no, ma via Chiaia non aveva nulla. Cioè, anzi, veramente sono passata di lì per vedere anche lo store di Clio Makeup. Infatti ho acquistato delle cosine, vi farò vedere dopo. Eccolo qua. E, però chi mi segue su Instagram forse già sa qualcosa. Però dovevo attendere l'apertura, l'orario d'apertura, e quindi ho fatto un giro per il resto delle vie dello shopping. Perché allora sono andata prima da un negozio che si chiama Together Donna, la busta è questa qui. Allora per chi è di Napoli spiego dove si trova. Si trova nei pressi di Ex Jave verso Piazza del Plebiscito, più precisamente forse vicino all'Adidas, non vorrei dire baggianate, sì, se non mi sbaglio sì. E io ho acquistato questa bellissima collana al prezzo di 10 euro, e, però che l'avevo acquistata per, in occasione del matrimonio del cugino di mio marito, però poi alla fine ho optato per quella lì di Claire di base dorata con i ciondoli neri e oro. Infatti metto una foto qui per farvela vedere, quella là l'ho presa al centro Campania un mesetto fa al prezzo di 7 euro. Questa qui costa 10 euro. Ragazzi, vi consiglio questo negozietto che l'ho trovato veramente per caso, non lo conoscevo, non gli avevo mai dato uno sguardo, forse c'è da tanto, non lo so, ma ha delle cose veramente carine, anche se se per esempio sei invitati a una cerimonia non si può spendere tanto per il loro, per il proprio outfit. Quello lì è un negozio veramente top, ha dei vestitini, ha dei pantaloni e delle camicine che sono bellissime, anche gli accessori, le borse, clutch, collane, orecchini, non ha tantissimi articoli, però quei pochi che ha sono veramente il top, sono veramente carini, cioè se si fanno acquisti lì si fanno veramente delle belle figure, diciamo ai matrimoni, alle comunioni, alle cerimonie, a qualsiasi occasione, qualsiasi evento si venga invitati, vabbè,
forse io non so girare più, non è che io ero una campionessa, però mo sembro proprio una novellina la prima volta davanti alla telecamera. Allora, poi il pomeriggio stesso, sempre da Piazza Italia vicino casa, perché ho un punto vendita vicino casa, ho preso questo paio di sandali. Vengono chiamate zeppe, hanno il tacco largo, sono di color beige, ci sono anche nere, però nere questo punto vendita non le aveva e le ho prese questo colore comunque nude. Il prezzo è €19,95, ma io avevo i buoni, ecco, perché per quest'estate Piazza Italia sta... ha lanciato questa campagna, ecco, che ogni 5 euro di spesa ti danno dei buoni da 5 euro se non mi sbaglio, che sono poi spendibili agli acquisti successivi con minimo 15 euro di spesa. Ecco, credo di averlo detto bene, se ho detto qualcosa di sbagliato scusatemi. Comunque questi qui invece di 20 euro praticamente li ho pagati 15 perché avevo il buono. Poi, ok, possiamo già passare a... non vi ho fatto vedere gli acquisti di Clio Makeup di Napoli, ragazze! Ma cosa sto facendo? Allora, in primis, ho preso due Creamy Love e poi ho preso un Liquid Love. Vi faccio vedere, allora... ho preso il nuovo Honey Nude, quello là che ha lanciato per, se non mi sbaglio, proprio per la seconda apertura dello store di Napoli. Guardate, bellissimo. Poi ho preso Rosa Indiano, che era nei miei pensieri veramente da sempre, da quando è uscito, che è un bel fucsia, non è troppo esagerato, mi sta benissimo. Non faccio gli swatch perché dopo mi devo andare a mettere la tuta, mi scoccio di struccarmi, pulirmi e tutto. Poi Mama Not, che ho indossato proprio per il matrimonio del cugino di mio marito. Casomai metto una foto qua, e aperto è così. Allora, il pennellino pure è molto comodo, veramente ci metti 2 secondi a indossarlo. Il colore è subito pieno alla prima passata. Io devo dire la verità, stessa cosa anche per i Creamy Love. Nonostante siano rossetti cremosi, sono molto facili da applicare anche senza la matita. Il problema è uno solo, ragazze, io mi aspettavo un pochino di più. Mi aspettavo una durata maggiore, perché, almeno per quanto riguarda la tinta, invece... per quanto siano tutte e due, ambedue confortevoli, sia la tinta sia i Creamy Love, ma comunque non durano poco, più di un caffè non puoi bere, si sbiadiscono subito, almeno su di me. E figuratevi che la tinta poi l'ho testata con cibi oleosi, quindi per me è quello il vero esame per testare un qualsiasi rossetto. Poi, vabbè, io ho conservato solo il cartoncino, ho chiesto a mia mamma il favore di poter tagliare lo scatolo perché mi piaceva tantissimo. Siccome sono andata con i miei genitori a Napoli, mio padre ha regalato a mia mamma un profumo che lei aveva visto da Sephora, La Vie Belle Absolue, di Lancôme, chiaramente. Vabbè, la scatola è questa, il profumo chiaramente ce l'ha lei. Ragazzi, è meraviglioso, piace tantissimo pure a me. Scusate, ogni tanto c'è una bevuta d'acqua. Allora, in poche parole, mia mamma non voleva che né io né mio padre spendessimo tanti soldi per quel profumo. Mamma, vediamo qualche altra profumeria se ha qualche sconto, magari se lo vende a meno. Ragazzi, girando un po' per Napoli, Sephora era quello che aveva il prezzo maggiore. Comunque siamo andati alla profumeria Fusco, io sono andata al punto vendita di Piazza Medeo, quello lì proprio di fronte alla metropolitana, e siamo state fortunate perché c'era il 35% di sconto sui prodotti Lancôme, quindi il profumo, mamma, quello lì grande sarebbe quello lì da 40 ml, cioè, beh, mio padre l'ha pagato 60
63 euro. Ragazzi, fantastico! Mentre per quanto riguarda il piccolino, alla fine veniva quanto 46, quindi tanto vale. Per pochino in più era meglio prendere il profumo grande. Veramente mi ha salti di gioia, perché comunque un bel profumo. Mi hanno pure molto difficile come me per quanto riguarda i regali. Poi figuratevi, il profumo è una cosa personalissima. Lei aveva provato il tester da Sephora e se n'è innamorata, e quindi diciamo trovarselo tra le mani, chiaramente chi è che non sarebbe contenta. Allora, ora per quanto riguarda invece, no, passiamo allo shopping di ieri al centro commerciale Campania. Per prima cosa io avevo bisogno di reggiseni nuovi, perché io ho bisogno della coppa differenziata e nessun marchio, nessun brand mi veste bene come Yamamay per quanto riguarda il reggiseno. E ho preso questo qui, che è il modello principessa. Sì, esatto, quello qui. Ho scelto il colore bronzo, mi è piaciuto subito, perché ha delle, non so, ha pure delle tipo tra virgolette pearlescenze dorate dentro. È molto molto bello come colore, in videocamera non rende proprio, vedo, e infatti, cioè, sembra smorto come colore, invece è bellissimo. Poi vabbè, è seta sulla pelle, morbidissimo. È il top, questo è microfibra, ma sembra proprio seta, microfibra molto morbida. Vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere. E questo qui costa 39,99 euro, perché è un modello particolare. Se non mi sbaglio, è pure un modello nuovo, perché non ricordo di averlo mai visto, diciamo, negli store in precedenza. E poi uno di questi qua che ho usato sempre, il modello Justin, l'ho pagato 25,99. L'ho preso in nero, però qualora mi dovessi trovare in qualche altro punto vendita Yamamay, prenderò pure di nuovo il bianco e il beige, ambedue coppa C. E terza C, perché ho il torace piccino e il seno di una quinta comunque. E avendo speso più di 49,99 euro, con un euro in più avevo diritto o a una borsa mare, erano da scegliere tra Tre Fantasie, oppure questo sacchettino. Io ho scelto il sacchettino. Se l'avessi voluto comprare da solo, il prezzo era 9,95 euro. Vediamo se si vede. Yes. Ed è stato il mio primo shopping. Questo ovviamente necessitavo, era la prima cosa che mi premeva di più, sinceramente. Poi che faccio? Vado alla Mondadori, ragazzi. Alla Mondadori, secondo voi, esco a mia nipote, mi sono poi fatta attirare dai tascabili e ho preso il libro di Dan Brown Origin, che io dovevo leggere già da tantissimo tempo. Al prezzo di 7, sono tutti e due da 7,90 euro. E poi anche il libro di Michelle Hunziker, perché quando pure ne ha parlato in televisione, a Verissimo, comunque in qualsiasi trasmissione, mi ha veramente colpito molto. Mi piacerebbe tanto leggere il punto di vista di chi ha passato una brutta esperienza. Poi sono andata al Disney Store, ragazze, cioè ho fuso la mia passione per il beauty e per Disney, non vi dico proprio, vedete, perché, come, perché voi non sapete che Disney ha fatto la linea beauty? Io lo sapevo, l'avevo visto su nei post di tante ragazze su Instagram, ed era in sconto questa linea, tant'è che ho preso per prima cosa maschera per capelli di Ariel rivitalizzante, questa qua. Sono pure, no, monodose no, secondo me fai 3-4 applicazioni con questa qui, perché comunque è un bel po' di prodotto. Sono 50, io con 50 ml faccio più applicazioni. Poi la maschera di Belle, e invece l'ultima maschera di Aurora se l'era accaparrata un'altra ragazza, purtroppo.
Tutte, allora, 1,50 euro l'una anziché 5. Poi questo qua al prezzo di 3 euro anziché 12, bagno schiuma alla peonia e ciliegia di Minou. È un latte, come si dice, un bagno latte, ma non mi viene in mente, doccia latte, bagno latte, vabbè. E niente, poi la chicca è questa. Voi direte che caspita è al prezzo di 2,40 euro anziché 8. Ho preso la fascia elastica per i capelli con le orecchie di Minnie per fare le maschere, così qualche volta facciamo qualche maschera insieme e tipo questa qui di Minnie illuminante, e metterò le orecchie, cioè avete capito che cosa fantastica, cioè questa per 1,50 euro è in tessuto e poi questa qui 2,40 euro, quello mai lasciarla là? No ragazzi, non vedo l'ora, la facciamo insieme, giuro, la faccio insieme a voi, giuro. Poi invece mio marito è andato da Clayton, che è uno dei suoi negozi preferiti, e ha preso, allora, 3 t-shirt, di cui una mimetica con la zip sulla manica, molto bella, tutte taglia S, questa costa 9,99 euro. Poi ne ha presa un'altra bianca al prezzo di 6,99 euro, però questa non ha nessun dettaglio. E dello stesso modello della bianca ha preso questa qua, Sinapeo Ocra, sempre 6,99 euro chiaramente. Poi ha preso 2 bermuda, di cui uno jeans che costa 25, taglia una 46, e questo qua militare 19,99 euro. Sono molto belli, molto, perché comunque sempre meglio mettere dei capi freschi, il jeans lungo comunque dà fastidio anche a un uomo. E poi dove l'ho messo, il braccialetto con le perline e il teschio al prezzo di 4,99 euro, ve lo faccio vedere bene. E nulla, poi invece stamattina ho fatto l'ultimo round da Piazza Italia Kid. Ah no, poi l'altra volta da Sephora ho preso le maschere illuminanti per il contorno occhi, wow, fantastiche, appena torno da Sephora le devo prendere. Ieri da Sephora non si capiva niente al centro campagna, cioè proprio la voglia di entrare non c'era. Allora ho preso un bermuda reparto bambini maschietto per me, però ragazzi è fantastico, freschissimo, molto leggero, taglia 13-14 anni, questo io. Ok, è tutto, spero che il mio video vi sia stato utile, sono tornata finalmente dopo tanto tempo, spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, aggiungermi sui social Instagram, Facebook e Google+, i link sono qui sotto, che vi rimando un bacione, ci vediamo prestissimo, sarò più attiva e queste beach wave su di me fanno pietà. Ciao!